Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati in nuovo vlog. Allora, siamo all'interno dell'ospedale policlinico di Milano. Vabbè, qua indica un padiglione, di là c'è un altro padiglione, insomma, sono i secoli che io prima questo lo frequentavo perché appunto lavorando sulle ambulanze venivo qua. Ho accompagnato mia suocera che deve fare una visita. È diventato un cantiere questo ospedale. Ormai anche qua, come penso in tutti gli ospedali, non si possa entrare con la macchina. A meno che non si è disabili con il cartello, allora con il coso che si mette davanti, allora si può entrare. A me ha fatto entrare, però mi ha detto sta in macchina per ogni evenienza. Comunque veramente lo stanno rifacendo tutto, perché ci sono alcuni padiglioni che si vede che sono nuovi, alcuni padiglioni che sono rimasti così, come questo qua che ho alle mie spalle. Il CUP ad esempio, non so, non mi ricordo se era lì, comunque è diventato nuovo. E questo qua che vedete alle mie spalle è il padiglione sacco dove è entrata mia suocera a fare la visita. Che poi tra l'altro, ragazzi, il policlinico in via Francesco Sforza non ho trovato tanto traffico, se devo essere onesto. Sono uscito anche a un orario, cos'è, 2:15 mi pare, però traffico non ce n'è, cioè ce n'è di traffico per venire qua in zona, però proprio il traffico, come tanti mi hanno detto, non l'ho trovato per il fatto dell'inquinamento. Adesso speriamo solo che mia suocera faccia, cioè non che mia suocera, che la visita non duri troppo, perché poi ha lo step dal dentista, quindi oggi giro di gincane e poi devo andare a fare una commissione io, stampare un foglio e andare anche ad Esselunga a prendere le pere e le svizzere, quindi oggi giornata al top. Comunque sembra primavera, sembra primavera, c'è un sole, ragazzi. Adesso qua sono un bordello uscire qua. Ho detto, mo quando vado all'ospedale, intanto che aspetto mia suocera, bevo un caffè, ma me lo sono preso nelle tasche. E niente, ragazzi. Qua è un casino, non mi posso allontanare, non me lo posso permettere. Eccoci di nuovo qua, ragazzi. Comunque il policlinico e il Niguarda sono i due ospedali, essendo i più grandi, sono proprio i più gettonati, anche sul fatto che quando devono rifare un padiglione. Allora, ma mi ha chiamato mia suocera dicendo che è in attesa, lei comunque l'appuntamento ce l'ha alle 3, alle ore 15, e spero che la visita innanzitutto... giustamente stava volando. Allora, io spero che innanzitutto la visita vada bene, che sia una visita di controllo, e poi che rispettino l'orario, perché già dobbiamo essere alle 4 in via Meda. Bisogna sperare solo di farcela, ragazzi. Stavo dicendo che a livello di cantieri l'Iguale e il policlinico sono i più atroci, essendo i più grandi ci mettono non so quanti anni per finire un padiglione. Ah, è vero che qua davanti, guardate, che vedete rosso, l'hanno rifatto già quando io lavoravo ancora sull'ambulanza. Questo qua me lo ricordo benissimo, che l'entrata è di là, è dietro di là. L'attesa è una rottura di scatole. Poi c'è pure il sole, mi posso sbottonare qua, ma tengo così, va? Fa un caldo, ragazzi, devo farmi anche la barba. Beh, dai, sono sceso dalla macchina. Saranno, che ore saranno? Boh. Speriamo che non ci mette tanto.
Più che altro speriamo che rispettano sempre gli orari, perché si sa, in ospedale non si sa mai se rispettano gli orari o cosa, a meno che sono visite private. Questa non mi ricordo se è una visita privata, penso di no, perché so che è una visita di controllo, quindi non so, perché anche le visite di controllo possono essere private, ma questa non penso, non lo so. Comunque, bella giornata ragazzi, ecco, se avevo la possibilità sarei passato per curiosità dal Duomo, vedere quanti tifosi c'erano, e poi sarei andato a San Siro, perché è così. Non mi è venuto in mente di guardare il prezzo dei biglietti, perché magari avrei portato mia moglie allo stadio, essendo interista, stasera gioca l'Inter in Champions. Vabbè, sarà per la prossima volta, perché io voglio portarla in un punto. Uno si chiama Sky Go, che praticamente c'è il ristorante e tutto, però in una partita, non al derby ad esempio, perché ti viene a costare una salassata il biglietto, già ti viene a costare normale, figuriamoci in quegli spazi lì dove ci sono anche i giocatori, VIP. Però ce la voglio portare là. E l'altro non mi ricordo come si chiama, uno è lo Sky Go Box o Sky Box, non lo so, comunque fa parte di Sky. Sono ingressi diversi, perché poi c'è il ristorante, come ripeto, però è una bella esperienza. A 70 metri dal campo, chissà se un giorno riuscirò a portarla, ma comunque voglio andarci anch'io, cioè, che sia Milano, che sia Inter, basta andarci. E niente, per il momento dall'ospedale policlinico qua è tutto. Come vedete cerco sempre di muovermi, perché non voglio riprendere troppo la gente. Quando c'è la possibilità riesco a muovermi, quando non c'è la possibilità devo per forza fare così. Niente, rimanete sintonizzati ragazzi. Ragazzi, siamo arrivati all'Esselunga. L'Esselunga che mi ha visto crescere, non questo però, in generale tutti gli Esselunga. Niente, adesso siamo qua, è scesa anche mia suocera, gli ho chiesto se mi faccia compagnia, ecco. Così almeno fa due passetti, sì, così almeno mi offri un buon cos'è che ti devo offrire, qualcosa da mangiare, che ho finito, abbiamo finito finalmente le gincane, e niente, adesso due cose devo prendere e ci andiamo a casa. Giornata è passata veloce, pensavo che era un po' più lunga, invece siamo riusciti a fare tutto velocemente. Adesso l'ultimo step è qua, l'Esselunga. Mattina mi sono svegliato presto, poi mi sono riaddormentato. Non prendi il carrello? Ma vai, carrello per due cose. Adesso vediamo però se ci sono le pere, quelle buone. Vediamo se ci sono le pere. Allora, stiamo entrando. Eh sì. Allora, adesso siamo qua al reparto pere. Vediamo se ci sono. Cioè ragazzi, guardate le pere. 5,50, 5,20, 5,11. Queste sono le... No, ma quanto costano queste pere? 5,20. Come si chiamano? Queste qua sono le pere Angis. No, le abate sono... Le abate non sono... Però non so se sono quelle, dovrebbero essere queste. Quali sono? Le pere Angis dovrebbero essere. Sì, ma allora 5,29, 5,50, 5,23, forse queste, 5,50, vediamo questo, 5,20, mi sembrano queste, ragazzi, impressionante, 4 pere, 5,20 euro.
cioè quando... Ma i prezzi, ragazzi, i prezzi anche della frutta sono alle stelle. Vabbè, allora ragazzi, le pere non erano quelle, pare che erano veramente durissime, e quelle che ci sono, quelle che vuole lei non ci sono. Ora prendiamo le svizzere di vitello, che non so esattamente dove sono, ma le andiamo a cercare, le svizzere di vitello. Bene amici, siamo arrivati alla maison da circa un quarto d'ora, ci siamo dati una sciacquata e ora siamo in pole position, perché fra un po', aspettate che vi dico che ore sono le 17.32, fra un po' mi metto i fornelli. Bene amici, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto compagnia, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!